A San Francesco de Sal, patrono dei giornalisti, è stato dedicato un convegno nei locali della Curia di Teramo sulla comunicazione al servizio della persona. Relatore di eccezione Mario Morcellini, docente all'Università La Sapienza di Roma e commissario dell'Agicom, l'autorità per le garanzie nella comunicazione. L'intervento di Morcellini ha centrato le 50 sfumature di crisi del giornalismo moderno, che non dovrebbe sacrificare la verità alla costruzione del consenso. La verità viene spesso sacrificata per il consenso. C'è una grande confusione, diciamo, non si capisce più niente. Come si potrebbe fare per arginare questa piaga? Intanto la prima operazione da fare è mettere ordine nella confusione. Non ha torto a dire che c'è molto caos, molta incertezza, e questo ovviamente di solito inibisce il ragionamento. Noi siamo più insicuri quando non abbiamo punti di riferimento chiari e netti. Quindi il primo sforzo da fare è quello di liberarci dall'eccesso di compiacenza alla moda, alla modernità, liberarci di parole troppo usate come quella della centralità del digitale e recuperare le ragioni della professione giornalistica. La professione giornalistica ha una responsabilità quasi psicologica nella vita delle persone e ogni volta quindi che la tradisce significa che fa un doppio tradimento a se stessa e alle persone. La responsabilità del giornalismo è quella di accompagnare gli uomini nel cammino del cambiamento che è sempre più accelerato. Commento poi secco e tagliente di Morcellini sulla prima pagina del quotidiano nazionale Libero che ha titolato «Calano fatturato e PIL, ma aumentano i gay». Chiederei di chiudere quel giornale se fosse possibile, perché quello non aiuta la libertà di stampa, ma la libertà di stupidità. E non c'è nessuna correlazione ovviamente tra i fenomeni, quindi una delle cose che il giornalismo deve fare, l'abbiamo detto, è mettere ordine. La prima parola per mettere ordine è la logica. La sequenza logica tra le cose. Uno degli aspetti su cui la comunicazione è chiamata ad altissime responsabilità al tempo del digitale, che è una lingua sincopata, nervosa, frenetica, è quella di ripristinare quasi la sintassi, la spaziatura dei discorsi. Solo il giornalismo tradizionale lo può fare.